E parliamo ancora di formazione, nuovo anno accademico anche per l'IPE, con dei master che sono in sinergia con il mondo del lavoro. È stato Raffaele Calabrò, presidente dell'IPE, Istituto per le Ricerche di Attività Educative, ad aprire il nuovo anno accademico della Business School, illustrando obiettivi, primi risultati e iniziative del progetto che prevede, entro il 2020, la radicale trasformazione del Collegio di Monterone a Via Crispi, in una moderna struttura che si svilupperà su circa 5.000 metri quadri. La nuova sede IPE consentirà di formare 500 allievi, laureandi e neolaureati l'anno, anziché i 130 attuali, per i quali saranno attrezzate 15 aule studio e biblioteche, 10 aule didattiche e sarà possibile ospitare nel college 50 studenti fuori sede e docenti in visita. Il nostro obiettivo è rendere strategica per l'IPE la funzione di collegamento tra il mondo dell'università e quello delle imprese, ha detto Calabrò. L'IPE si candida come cerniera un po' di tutto questo mondo attraverso le sue attività per poter collegare tutto quello che si va facendo per far sì che giovani napoletani non sognino più di andare al nord per studiare trovando maggiori possibilità di lavoro, ma che siano qui collegandosi col mondo delle imprese, che è un mondo molto forte e che noi magari disconosciamo. Un concetto, quello di network, che per Antonio Ricciardi, segretario generale dell'IPE e direttore scientifico dei master, costituisce la ragione sociale stessa dell'istituto, che mette assieme imprese, musei, università e centri di ricerca. L'IPE ogni anno verifica le esigenze delle imprese e costruisce i suoi programmi di formazione in collaborazione con le università napoletane, le università campane, in funzione delle necessità delle imprese. E le imprese hanno colto questa opportunità e anche le imprese locali, diciamo, riescono ad assumono i nostri diplomati master, e quindi il 50% ogni anno riesce a lavorare nel nostro territorio. Stiamo parlando nei 10 anni che abbiamo realizzato questa iniziativa di 1.400 allievi che si sono diplomati master, 700 sono rimasti in Campania. Per il nuovo anno accademico, i 130 giovani studenti possono essere destinatari dei vari master della Business School, i tre più tradizionali, finanza avanzata, bilancio e shipping e logistica, e i due percorsi avviati nel corso del 2018, ovvero il master in social recruiting e il master in marketing digital e sales. L'inaugurazione del nuovo anno accademico è stata anche l'occasione per annunciare l'apertura, dopo solo un anno dall'avvio del progetto, del nuovo Collegio Monterone.